Ben ritrovati, oggi con Punto di Vista affrontiamo un tema di attualità, il tema del giorno, il diritto di scioperare da parte del sindacato. Si è acceso questo scontro tra governo e sindacati, in particolare dopo l'intervento del ministro Salvini che di fatto ha dimezzato la protesta di CGIL e UIL. Ne parliamo con il segretario generale della CGIL di Napoli e della Campania, Nicola Ricci. Ben ritrovato intanto, segretario. Grazie a voi, grazie per l'invito. Grazie a lei naturalmente. Allora, intanto questa reazione del governo che con Salvini ha deciso di inviare la lettera di precettazione, a vostro giudizio è una limitazione del diritto allo sciopero? Sì, io credo che questa risposta del governo sia un attacco politico, un attacco alla democrazia, al diritto dello sciopero, non si ha rispetto, non fosse altro che i lavoratori con lo sciopero nell'esercitare un diritto democratico garantito dalla Costituzione, rinunciano a giornate di lavoro e come ho detto più volte, oggi sembra proprio calzante, il fatto che insieme alla UIL abbiamo scelto di indire lo sciopero, il 17 è una delle prime 5 date in Italia. Significa che noi non guardiamo una manifestazione che in genere, pure ne abbiamo fatte tante, hanno i connotati politici. Noi guardiamo la nostra missione di quello di dire che questa manovra finanziaria non va bene, le misure che saranno adottate stravolgeranno il paese e noi lo vogliamo fare nel diritto di sciopero, nel diritto di manifestare e mobilitarci. Io credo che ci sia, come sempre, un tema di propaganda e di comunicazione. Per gridare, buttarla in politica nascondendo i propri problemi, che è quello di confondere le idee in questo paese. Noi non facciamo politica, manteniamo l'autonomia, ma io credo che 3 organizzazioni, anche con CISL, rappresentiamo più di 12-13 milioni di lavoratori, sia un valore aggiunto per la democrazia e noi richiediamo rispetto. Manifestiamo perché ci siano migliori condizioni di lavoro, salariali, di futuro del paese, sanità e il 17 iniziamo con quella che è una prima giornata che riguarda il pubblico impiego, i trasporti, il mondo della conoscenza, settori delle poste e quant'altro. Vediamo, oggi c'è una conferenza stampa di Bombardieri e Landini, entreranno nel merito delle questioni, per adesso c'è questo dimezzamento da 8 a 4 ore, noi manteniamo ovviamente la giornata e a Napoli lo faremo con un presidio. A Piazza del Plebiscito, la UIL insieme a noi a Piazza del Plebiscito, ci saranno anche come dire, presidi territoriali nelle 5 prefetture della regione. Noi siamo della partita e questo scontro, ripeto, non è uno scontro politico, ma è uno scontro in difesa non solo dei nostri iscritti, ma dei cittadini, di quello che noi rivendichiamo, le nostre proposte. Questa polemica che chiaramente si è accesa con il ministro Salvini rischia di far passare in secondo piano quelle che sono le vere motivazioni della vostra protesta. Cosa non vi convince di questa manovra del governo Meloni? Scendiamo nei particolari, insomma, cosa c'è che non va? Io scelgo alcuni temi, sono tante le cose che non vanno. Io credo che, siccome bisogna fare anche un'operazione di, come dire, diffusione anche con elementi di semplicità, io partirei da quello che si è fatto su quest'altra propaganda che è l'IRPEF. Si riduce di uno scaglione, ma questa riduzione dello scaglione porta nella tasca degli italiani, il nostro istituto economico ha le proiezioni, quindi non ci inventiamo nulla, il fatto che fino a 15.000 euro non c'è nessun beneficio, tra i 15.000 e 18.000 parliamo di 4,60 euro al mese, fino ad arrivare a questa fatidica soglia di 28.000 euro in cui i benefici saranno 20 euro. Ora io voglio ricordare a tutti, al di là del PIL, al di là dell'inflazione che scende e che sale, solo l'effetto di questa seconda guerra in Medio Oriente con l'aumento dei prodotti petroliferi, tra 15 giorni, 20 giorni, questo aumento sbagliato nella concezione dell'IRPEF diventa un aumento irrisorio. Le dico di più, si parla di una manovra che guarda le famiglie, però è una manovra che ha 16 miliardi di ulteriore debito verso l'Europa, quando poi si sceglie di non andare a prendere le risorse. Questo governo si rimangia una propria posizione perché c'era e c'è una legge in cui chi produce extra profitti, in questo caso le banche, cioè profitti che vanno al di là dell'ordinario, quindi parlo di extra profitti, le banche in 10 mesi hanno prodotto 6 miliardi di extra profitti. L'altro giorno MPS ha dichiarato che ha prodotto 350 milioni di extra profitti e il sistema bancario invece di, come dire, tassarli e darli alla collettività, alla fiscalità generale, decide di tenerli in casa propria. Lo prevede la legge, ma una legge che in 15 giorni il governo non è cambiato. Si era intervenuto per tassare quegli extra profitti, si è intervenuto perché il sistema bancario ha fatto un muro e dice che quelle risorse rimangono in casa propria. Ora,
sulle pensioni, non c'è un elemento di, come dire, di perequazione automatica e di rivalutazione del potere d'acquisto. Le dico di più, sulle industrie, il Mezzogiorno sarà penalizzato perché non ci sono misure, interventi industriali. Sulla sanità è vero che c'è un capitolo dedicato a come abbattere le liste di attesa, ma se la leggiamo bene, le liste di attesa vengono abbattute con un intervento economico che guardi però alla disponibilità della sanità privata, quindi si sceglie di passare da un sistema pubblico a un sistema privato. Per banalizzare, ma non per banalizzare, per far comprendere di cosa parliamo, per abbattere le liste di attesa, invece di fare assunzioni nel pubblico, negli ospedali, nei presidi, si decide di autorizzare i centri privati accreditati a evadere questa mesi e mesi di. Quindi legalizziamo quello che già sta avvenendo anche in Campania, guardare al mondo privato e guardare a un'idea di alcuni diritti che lo Stato deve garantire sulla scorta dei privati. Potrei continuare. Come si intende recuperare i soldi a debito? Si pensa in 3 anni di privatizzare per 23 miliardi. Significa che i nostri gioielli, e l'ultimo è stato la TIM in cui è stato acquistato per una parte dall'America, i nostri gioielli a partecipazione statale li mettiamo sul mercato per fare cassa. Non c'ha un'idea questo governo di come affrontare la drammaticità del potere d'acquisto di salari e pensioni, e di, come dire, di un sociale che debba dare delle risposte. Si guarda ad altro, si guarda ai minicondoni, si guarda a una parte che ha votato questo governo che è fatta di corporazioni e si guarda soprattutto ad avere un sindacato che diventa sempre di più per loro un sindacato che deve ascoltare e che si mette di traverso perché non va bene l'idea loro di partecipazione e democrazia. Ecco, tornando segretario proprio al diritto allo sciopero, tornando alla polemica, c'è stata qualche espressione nei vostri confronti particolarmente forte, possiamo dire tra virgolette, perché c'è chi ha detto si protesta il venerdì per il weekend lungo. Ecco, che cosa risponde? Guardi, le posso dire non per difesa di un'organizzazione che rappresento anche con grande orgoglio. Io ricordo a questo governo che noi negli ultimi tempi, 20 maggio a Napoli, abbiamo portato 80.000 persone, era di sabato. Il 24 giugno abbiamo fatto una grande manifestazione sulla sanità ed era di sabato. Il 7 ottobre 150.000 persone a Roma ed era di sabato. Proprio a Landini e all'organizzazione sindacale il diritto a weekend è un tema che non ci appartiene. Anzi, noi abbiamo un'azione di spinta quotidiana 24 ore su 24 e non possiamo permetterci in questo paese di parlare weekend, anche se il diritto ai weekend, ad avere anche una vita serena, si potrebbe ragionare in un paese evoluto. Oggi c'è il tema che qui bisogna arrivare a fine mese, bisogna avere lavoro per tutti e condizioni di, come dire, sociali e dignitose, dalla sanità ai trasporti, appunto, dalla scuola a quelle che sono le politiche industriali, difendere è proprio strumentale. Ripeto, lo scontro sottotitolo e sottopancia è proprio così, è uno scontro con il governo che il governo ha scelto di fare sul terreno politico e non sul terreno ideologico, ma non sul terreno di organizzazioni sindacali che fanno il loro mestiere, chiedono di cambiare la manovra e non vengono date delle risposte. E strumentale significa, come dire, cercare di creare la notizia e di distrarre la vera materia del contendere. Poi, se questo paese non se ne renderà conto, sarà anche troppo tardi. Noi cerchiamo di fare con responsabilità il nostro mestiere e dico l'ultima cosa: a gennaio questa finanziaria, ed è una delle poche volte nella storia della Repubblica, sarà costretta ad approvare 37 decreti attuativi. Significa che sui 100 e passa articoli che loro cercheranno di portare in maniera veloce, senza emendamenti, dovranno fare 37 decreti attuativi di quelle norme, a partire dal fisco che non va bene, a tutte le cose che ci siamo detti. Lì il tema è che sarà altro che weekend, sarà un periodo lungo di mobilitazione e cercare noi responsabilmente di far cambiare un po' le cose. Ci riusciremo? Non lo so, bisogna avere, come dire, conoscenza dei fatti, diffusione tra non solo i nostri iscritti, con la gente, con i cittadini e capire di che cosa stiamo ragionando. Una mobilitazione dunque che continua, tornerete in piazza in Campania il 1° dicembre. Qual è il significato di questa ulteriore manifestazione, segretario Ricci? Noi abbiamo scelto queste 5 date, caratterizzandole al di là dei scioperi generali di settore, con 3 grandi manifestazioni: le regioni del centro, quelle del nord e il mezzogiorno. Sono ovviamente, insieme alla UIL, anche fiducioso perché si sceglie di nuovo Napoli. In qualche modo, lo dico anche qua con un po' di patriottismo, si capisce che la Campania riacquista una leadership rispetto al Mezzogiorno, ma si comprende anche che noi siamo una regione che forse di queste misure ne pagherà il prezzo maggiore.
Si sceglie Napoli, che è una piazza che dà da sempre una risposta, si sceglie Napoli perché è uno scenario politico, sindacale molto importante, lo si sceglie di fare con Landini che chiuderà lo sciopero, ma noi, oltre agli interventi della UIL, dei delegati e quant'altro, da Napoli faremo partire forte tutto quello che sta avvenendo, a partire dall'autonomia differenziata, le ZES, queste idee di premierato. Poi lo dico, bisogna difendere un sistema pubblico e un sistema privato. Sistema pubblico, noi siamo una regione in cui ha centinaia di precari, in Italia, le do un dato, 300.000 precari sono nelle amministrazioni pubbliche, nel pubblico 200.000 nella sanità, la regione ha una buona percentuale su questo, sul privato ne abbiamo parlato poco fa, non c'è una politica che freni la deindustrializzazione. Non c'è un intervento vero perché si parla di automotive, aerospazio, dei grandi prodotti di eccellenza, anzi con questa privatizzazione dietro l'angolo siamo preoccupati. È un tema, Napoli all'interno di questo scenario, facendo anche il capofila delle regioni, il Mezzogiorno rappresenta uno spaccato importante, una realtà importante in cui questo governo dovrebbe dedicarci attenzione, non solo i decreti Caivano, i decreti Sud, una ZES che viene smantellata per portarla in una visione centralistica che non va in quella direzione. Siamo preoccupati e combatteremo fino alla fine, per senso di responsabilità, ripeto, in difesa della Costituzione e della democrazia. Sindacato che a Napoli è in campo anche contro la criminalità organizzata, lei fa parte del comitato anticamorra nato di recente che vede in testa l'arcivescovo Battaglia. Perché voi dite non basta soltanto la repressione contro la camorra? Perché quella visione politica purtroppo di dover intervenire a Caivano è giusto, l'azione repressiva va fatta, non vorrei essere frainteso, ma il problema è che bisogna ragionare prima, durante e dopo, scusi la banalizzazione, sul fatto che bisogna intervenire. Credo sul comitato Disarmiamo Napoli ne stiamo discutendo in maniera compiuta anche con autorevoli, da Don Mimmo Battaglia, ad autorevoli figure istituzionale. Bisogna discutere di intervenire dalle basi in cui un'azione vera sulle scuole, evitare l'abbandono, evitare, come dire, la dispersione scolastica, intervenire con presenze di assistenti sociali, con luoghi di aggregazione, dallo sport, dico, alla cultura, al tempo pieno. Poi bisogna fare, come è stata fatta a Scampia, l'ho detto anche da questi schermi, un'operazione che coinvolga tutta la comunità. Perché se pensiamo che bisogna sanzionare una famiglia che, come dire, non manda il bambino a scuola, importante, indubbiamente, ma bisogna capire le ragioni profonde. Io l'ho detto un'altra volta e ne sono convinto, non è possibile che Caivano, quell'area che è lì a 1 chilometro di distanza, il più grande centro di sviluppo e polo industriale con l'area ASI, non si parli, non si, come dire, non si pensi a una percentuale, in qualche modo virgolettata, obbligatoria, che guardi ai giovani di quell'area, perché in quell'occasione solo col lavoro noi riusciamo a sconfiggere le tentazioni. Caivano è quell'area, quindi dobbiamo parlare pure di Afragola. Se pensiamo solo a intervenire, ripeto, giusto sulla repressione, sull'operazione di polizia, se non si interviene con le buone pratiche, con il lavoro e con le occasioni, saranno sempre gli abitanti giovani che a 13-14 anni, nel momento in cui la delinquenza, la camorra ti prospetta un guadagno facile, lascerà la scuola, lascerà i punti di aggregazione, lascerà tutto quello che può essere la cultura. C'è su questo da fare un lavoro culturale, c'è da fare un intervento, come dire, di cartello, istituzioni, intervento del governo, riqualificazione urbana, rigenerazione urbana, ma rigenerazione anche culturale. Bisogna sfatare dei miti e sfatare questa illegalità diffusa che sta prendendo ovviamente quota e sempre più rappresenta una parte importante del nostro PIL, purtroppo che viene da proventi illeciti. Bene, staremo a vedere naturalmente quelli che saranno gli ulteriori interventi di questo governo. Intanto grazie Nicola Ricci, segretario CGIL di Napoli e della Campania, per questa intervista e buon lavoro. Grazie direttore, grazie a tutti i telespettatori. Grazie. Allora, abbiamo concluso. In regia per noi, come sempre, Aldo Fenizia. Grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci.